Trent'anni fa prese un pezzo di legno di ulivo e iniziò a lavorarlo. Fu lì che capì davvero la bellezza che derivava da questo tipo di arte. Enrico Di Cecco, sordo dalla nascita, è riuscito ad andare oltre l'ostacolo e a emozionare tutti con le sue opere. 53enne, residente a Sant'Orso, Enrico ha frequentato l'Istituto d'Arte Apolloni di Fano e poi l'Accademia delle Belle Arti di Urbino. Negli anni è riuscito ad ottenere tante soddisfazioni e riconoscimenti. È stato inserito anche nel catalogo degli artisti italiani. Enrico è sordo, ma questo, nonostante tutte le difficoltà, non gli ha impedito di essere un artista affermato e conosciuto da tutti. Da tante mostre ha fatto in tutti questi anni, nelle Marche, ma non solo. E in programma che cosa c'è? Ha iniziato a Fabriano, poi è andato a Roma e poi ha fatto tante mostre. Aspetto che mi chiamino. Sì. E... ma io so anche che farai Cartoceto, farai... Cartoceto, poi... a dicembre ci sarà la mostra del presepe a Senigallia. Noi qua siamo nel suo laboratorio e ci sono tante opere. Che materiali lavora Enrico? Legno, piombo, marmo e pietra. Dotato di uno stile tutto personale e di originalità nella lavorazione dei materiali, l'artista opera con grande fantasia e precisione. Nelle sue sculture si fondono sacro e profano. Da dove è iniziata? Qual è la sua prima opera, Enrico? È un'opera che lui ha scolpito a mano ed è fatta in pietra, rappresenta una nave vichinga. Okay. Ci faccia vedere allora anche quali sono le altre opere qui esposte? Queste sono principalmente le più belle. Che cosa sono? Questa che cos'è? Questa, ad esempio, è una tartaruga. Quella invece? Oliva. Quella con il legno d'olivo. E i sassi. Questa qua a terra? Ascoltami, è il pianeta. Si chiama Ascoltare l'infinito. Di Cecco ci ha poi mostrato le tante opere che ha esposto nel suo laboratorio. Al suo fianco c'era anche il papà Giancarlo. Più facile per noi. Ma lui, quello che viene in testa, la stampa. Direi una soddisfazione. Sì, sono contento, è una soddisfazione anche. Tutti li vogliono bene perché è così, ma vedi Gianca che conosce questa ragazza, quanto bisogno ce n'è più di una. C'è quella che parla e c'è quella che... Tutti l'aiutano, insomma. Sì, io ho bisogno perché io sono grande. Enrico, lei ha detto: io voglio esaltare ogni aspetto della natura che mi circonda. E direi che ci è riuscito. Complimenti da tutti.